Europa Asilo è una rete nazionale che sta promuovendo in tutta Italia oggi una manifestazione dal nome Diritti non privilegi, perché siamo fortemente convinti che questo decreto mette a rischio quella che è l'uguaglianza e la convivenza civile delle comunità in tutte le parti d'Italia. Siamo qua per denunciare che il decreto sicurezza in realtà è un decreto contro la sicurezza, perché minando il sistema dello SPRAR costringerà molti migranti irregolari a divenire irregolari e magari nelle mani della criminalità, perché il problema di questo paese è regolarizzare i 500.000 irregolari che ci sono. Oggi raccogliamo firme anche per Welcoming Europe, una istanza di cittadini europei che chiede corridoi umanitari sicuri, chiede di cancellare il reato di solidarietà dalle legislazioni europee e sostegno a chi ha subito violenza nei lager libici. Il sindaco di Riace fa parte, come dire, di queste associazioni storiche che a sua volta ha fatto nascere nel suo territorio questo tipo di progetti, ma in tutta Italia ci sono stati degli enti e delle associazioni che si sono battute perché nascesse quello che conosciamo adesso come SPRAR, che è il sistema d'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nel 2001. Questa manifestazione credo sia molto importante per raccogliere le idee, innanzitutto le persone che credono che questo paese non possa tornare indietro. Tornare indietro rispetto a un decreto, detto il decreto sicurezza, che in realtà porterà all'insicurezza, porterà al fatto che l'accoglienza che si sta man mano costruendo in modo strutturale venga di nuovo ad essere un'accoglienza straordinaria emergenziale, e soprattutto ciò che non si dice, tante persone verranno buttate nell'invisibilità, nell'irregolarità, e anziché quindi aumentare la sicurezza aumenterà totalmente l'insicurezza.